Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice Barbara D'Urso sta vivendo una situazione molto difficile. Senza dubbio, Barbara D'Urso è una delle donne più famose della televisione italiana. Ha letteralmente governato sui canali Mediaset per circa 20 anni, diventando uno dei simboli della TV generalista. Fino a poco tempo fa, il suo dominio sembrava destinato a durare in eterno, ma forse non sarà così, si prevedono dei cambiamenti. La conduttrice è famosissima e la sua carriera procede con successo da quando era davvero molto giovane. Quando aveva una ventina d'anni, infatti, si trasferì da Napoli a Milano per inseguire il suo sogno di diventare una modella importante. Non divenne modella, ma cominciò a lavorare davanti alle telecamere e presto capì che quello sarebbe stato il suo destino. Oggi è popolarissima e durante tutti questi anni ha presentato davvero tanti programmi, è stata la prima a condurre un reality show in Italia, quando nel 2000 portò sugli schermi la primissima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, la televisione ha iniziato a evolversi, andando incontro a grandi cambiamenti. Nonostante le trasmissioni, i film e le serie TV a cui ha lavorato, oggi sembra che Mediaset voglia notevolmente ridimensionare il ruolo della showgirl un'altra volta. Potrebbe perdere un altro programma. Barbara D'Urso, la fine è vicina? Quest'anno per Barbara D'Urso ci sono stati grandi cambiamenti. Innanzitutto Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare due dei suoi programmi più noti, Domenica Live e Live, non è la D'Urso. Adesso su Canale 5 di Domenica c'è la compagna Silvia Toffanin, che ha allungato l'appuntamento con Verissimo per due volte alla settimana. Alla presentatrice napoletana era rimasto solo Pomeriggio 5, che aveva ripreso a condurre regolarmente a settembre. Il programma ha subito diversi cambiamenti al suo interno, tanto che all'inizio il collega Alberto Matano, da Rai 1, l'aveva accusata di aver copiato lo stile della vita in diretta. Adesso Barbarella è su Italia 1, dove è alle prese con la Pupa e il Secchione. Anche questo show è cambiato molto da quando c'è lei al timone e gli ascolti stanno purtroppo andando male. Ma cosa ne sarà della conduttrice a settembre? La pagina Instagram di It Blog. It sostiene che potrebbe non tornare a settembre con Pomeriggio 5. Un fan ha chiesto: Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 a settembre? E la redazione ha risposto: dipende tutto da come finirà l'avventura con la Pupa e il Secchione. Se non otterrà degli ascolti abbastanza alti, infatti, potrebbe non tornare su Canale 5. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.